Sono messaggi forti quelli che sono saliti sul palco del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, che hanno raccontato le storie di donne che hanno subito violenza, che hanno lottato per la parità di genere, che hanno lottato contro la mafia e per la loro libertà, per la 11ª edizione del premio Semplicemente Donna. Il premio si è aperto con un ricordo di Giulia Cecchettin e Masha Amini. Una vittima della violenza più atroce è stroncata ad una giovane età, l'altra donna diventata simbolo della rivolta di tutte le donne iraniane che hanno bisogno e voglia di respirare aria nuova, quindi di togliersi il velo, che può essere un gesto simbolico ma è un gesto molto importante perché vuol dire voglia di libertà. Il premio Donna Coraggio è andato a Grazia Biondi, vittima di violenza e fondatrice dell'associazione Manden. C'è sempre il pregiudizio della vittima, di chi poteva andare via prima, perché non si è andata via prima, del bravo ragazzo. Noi viviamo tantissimo questa pressione, che è quella di chi pensa che le donne vittime di violenza siano delle donne che hanno delle incapacità e invece sono donne che hanno paura, come ho avuto anche io, paura di morire. Sul palco si è parlato di diritti umani con un'attivista iraniana di lotta alla mafia, Contina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone, e il sostituto procuratore Anna Maria Frustaci. Tante donne che talvolta sì, trovano il coraggio di denunciare, ma poi ritirano la denuncia perché non trovano un adeguato supporto. Quindi non basta semplicemente accompagnare le persone alla fase della denuncia, ma prenderle per mano fino alla fine del processo e anche dopo. Premiate anche giornaliste sportive, donne che si sono distinte nella loro professione, come Lady F40 Monica Zanetti, prima donna meccanico del team Ferrari. Io ancora vedo che c'è qualcosa che non credono ancora nelle donne proprio al 100%, perché non ci sono mai nei punti cruciali, diciamo, su una macchina, che io lo riesco a capire perché. A ricevere un riconoscimento anche un padre, Paolo Picchio, papà di Carolina, prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia. Il premio speciale SOS Villaggi dei Bambini è stato assegnato a Glenda Pizzetti. Un vissuto, quello dei premiati, portato anche nelle scuole dell'Aretino, in tutto 15 gli istituti coinvolti.